alti bassi. Freud diceva che l'autoironia è una forma di felicità. Sei felice? Sì, 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 sono felice. Credo che l'autoironia sia una grande forza, certamente, perché aiuta, se ce l'hai, riesci a non prenderti troppo sul serio e quindi a vivere anche le disgrazie con un pochettino di distacco, cioè a contestualizzare sempre le cose e sapere che, insomma, stiamo sempre giocando su questo pianeta, quindi bisogna un po' imparare ad essere felici. È una grande battaglia essere felici, è un grande impegno, è una scelta, quindi imparare a ridere, ridere anche di sé, è una grande conquista. Beh, tu sei favorita forse dal fatto di appartenere a 3 generazioni di romani doc e quindi ad una scuola anche della comicità romana, perché tu, insomma, Sordi, Fabrizi, Proietti, Carlo Verdone e la Valeri, e la Valeri, e poi tu ci mettiamo, ecco, il sacco di maestri, eccetera. Diciamo che forse Roma aiuta anche a sviluppare una certa forma di ilarità. Sì, esatto. Devo dire anche proprio tutti i personaggi magici della mia famiglia mi hanno molto aiutata, da partire da mia nonna, mia madre, mio padre, erano tutti grandi rappresentanti della romanità, quindi hanno m'hanno proprio forgiato con il cinismo e il pessimismo comico dei romani, no? Noi siamo dei sanpietrini, noi siamo pietra. Siamo fortissimi, ma anche tu fatti sei a pietra, pezzi. Ultimamente in tanti sono pietra, eh? Ma io penso se anche tu vedo che ce l'hai. Vediamo questo filmato, vai. Ah, è vero, certo. Ho capito. Voglio starmene per un po' tranquillo, ne sento proprio la necessità. È giusto, è giusto. Sentiti libero di prendere tutto il tempo che vuoi. Luisa, di che hai bisogno? Perché dici così? Hai sempre odiato le mie inchieste, i miei cold case. Eppure tutti quei giornalisti che ti chiedono del tempo libero, per cui... Lo vedi? Ti sei fatto un'idea sbagliata di me. Io adoro le tue inchieste e se un giornalista ha bisogno di riposo, beh, mi sembra giusto. Luisa, che te serve? L'editore sta cercando un nuovo direttore. Eh? Eh? Non te sento. Ah, no, scusa. L'editore sta cercando un nuovo direttore. Il mio nome è sulla lista. No, no, no. Ah, lo sai? Dico, lo so che tu ci metti una buona parola di tuo, sì, vero? Però, ecco, te lo volevo far sapere. Ma stai tranquilla, se capita l'occasione... Sì, magari falla capitare. Eri un po' emozionata. Ero emozionatissima, soprattutto subivo tantissimo il fascino di questo uomo straordinario, questo grande signore del teatro, dell'arte, della comicità, quindi era difficile per me interpretare l'antagonista, perché dovevo tenere testa a questo pilastro che tra l'altro giocava molto sporco, perché lui tra una scena e l'altra mi raccontava le barzellette e mi faceva morire da ride, quindi poi rientrare nel personaggio, insomma, diciamo che questa esperienza con Gigi Proietti è stata magnifica, perché si passava dal sacro al profano in pochi istanti e poi un grandissimo, ovviamente, professionista, preciso, puntuale, preparatissimo, generosissimo. Insomma, è stato proprio bello, proprio questa scena in particolare me la ricordavo, perché insomma era un po', si vedeva che mi veniva da ridere, insomma, un pochino. È per quello che ti ho chiesto se eri emozionata, perché vabbè, ma è bello anche questo, no? Era irresistibile. Ascolta, tu osservi ovviamente le persone, cerchi di capire qualcosa per ispirarti alla creazione dei tuoi personaggi. Ti senti un po' una sociologa? Sì, mi sento una sociologa. Ecco, mi sento molto una sociologa. Ti rivediamo nei panni della sociologa. Eccoci. Professoressa, qui. Buonasera. La nostra sociologa esperta in tematiche giovanili, buonasera, le problematiche adolescenziali. Buonasera. Prego. Grazie a tutti. Ecco qua. Vi ringrazio. A posto. Sì, perfetto, a posto. Così, grazie. Ecco qua. Allora, chi eravate? Eravamo io? No, mia madre? No, dobbiamo parlare dei giovani. Ah, sì. Dei giovani che giovani, si buttano via. Parliamo che dei giovani. Allora, I giovani si buttano via l'esistenza, quello è il problema, perché non lo sanno che nella vita bisogna stare lucidi, perché uno per godersela questa vita, che è una, deve sempre avere un obiettivo,
sì. Una gioia di vivere, l'assistenza che tu ti... Sì. Che, fammi andare a divertirsi perché so vivo, mi amavo, io buttare via così sta possibilità, no? Sì, però... io me... E che ma prego? Cosa sta bevendo? No, cos'è? No, è acqua. No, ma non mi sembra, dall'odore non mi sembra. Ti sembra a te questa acqua, faccio io. E c'è più fresca questa qui? No, no, questa è ancora più fresca. Va bene. Grazie, faccio l'applauso a Lillo e Greg, che sono miei amici da sempre. A proposito di osservazione, questo personaggio, pensa, è nato perché un giorno, molti anni fa, ero a Sutri, ricordo, e c'era, era una domenica, sai quelle domeniche in cui vai a fare la scampagnata, vai in giro, così, ero a Sutri e c'era la piazza del paese completamente vuota, e poi a un certo punto è arrivato un bambino tipo su un monopattino di quelli da bambini, e dietro seguiva il matto del paese, un pochettino, insomma, un po' così, su di giri, che gli diceva, sta attento ragazzino, dove metti? I piedi, stai attento. Io ho visto questo signore che redarguiva il bambino e diceva fai attenzione a dove metti i piedi, e lui barcollava. Era una cosa, cioè, la vita è piena di appuntamenti comici straordinari. Gli esseri umani sono straordinariamente contraddittori. Come quindi tua comici. Nonna. Come? Anche tua nonna. Anche mia nonna, certo. Mia nonna è stato un grande personaggio della commedia italiana, perché la donna cinica, che poi mi guardava tutti i miei amici da vicinissimo perché non ci vedeva, no? Faceva, allora dimmi un po', ma te che sei un uomo o una donna? Andava a chiedere a tutti. Dimmi un po'. Allora, potremmo dire che la romanità entrava a pieno titolo a casa sì, tua, sì. Ecco. Però anche la Roma c'entrava a pieno titolo in casa tua, no? Sì, sì, dalla romanità alla città di Roma, la squadra della Roma, e sono proprio marchiata, tra l'altro sono appassionata di sonetti belliani, di poesia romana, quindi cioè, anche proprio tutto quello che è Roma mi appassiona. Poi la squadra della Roma, mio papà è stato fisioterapista sportivo per 40 anni, io sono sempre felice di ricordare Eccolo la vita magnifica che fece mio padre, che è un ometto... Qui era ovviamente con l'Italia insieme a Francesco Rocca e mio padre ha fatto... Fammelo dire, terzino della Roma. E andiamo, forza Roma! No, ora non ci spingiamo avanti così, ma scusate, ma queste sono le radici, Sono le radici. Scherzo, allora, scherzo, no, mio padre è stato un uomo straordinario, ti dico, durante la guerra è rimasto orfano, poi per mantenere la sua famiglia è partito, è andato in guerra, ha fatto il paracadutista della Folgore, poi è stato prigioniero degli inglesi, lì ha imparato l'inglese a cucinare, è tornato, è diventato prima campione di ciclismo regionale nel Lazio, poi da essere infermiere a massaggiatore della Roma è stato un attimo, dopodiché si è girato tutto il mondo, ha visto tutto, si è sposato con mia madre che aveva 20 anni di meno, ha avuto le due figlie e soprattutto per me lui è l'esempio dell'uomo che con il buon carattere e la buona volontà riesce a cambiare tutta la sua vita. Ora molti ragazzi hanno sempre paura che gli manchino dei mezzi, gli mancano delle possibilità. Mio padre apparteneva a quella generazione di persone, quella storia, quella fetta di storia italiana per cui le persone semplicemente facevano così e dicevano ok, mo faccio qualcosa, no? E quindi per me mio padre è veramente un mito totale. Un esempio da seguire. Esempio, un mito, poi una persona di una gentilezza, di una naturale classe, devo dire, perché poi lui ha imparato a scrivere da solo, essendo rimasto orfano, è andato a lavorare molto giovane. Sì. Io queste cose le ho scoperte leggendo un suo diario dopo la sua morte, per cui figurati che impatto che ancora oggi ha su di me. Sì. Tu andavi da quelle parti, cioè oggi diremo Trigoria, all'epoca sì. erano le Tre Fontane. Le Tre Fontane, certo. Lo accompagnavi spesso, tuo papà? Spesso io andavo dopo scuola, con papà andavamo, oppure mamma ci accompagnava, andavamo lì, io giocavo tra i palloni durissimi di questi calciatori, e c'è stato anche un episodio in cui io maldestramente aprì una porta mentre c'erano tutti i giocatori che si cambiavano. E cosa ho visto pensato? Questo corpo di maschio di spalle, per fortuna, e lì ho capito molte cose, devo dire, è stato un momento forte della mia penso un po' importante, direi. È un po' scioccante. Vogliamo di scioccante. Io già da piccola avevo capito, sapevo riconoscere, insomma, voglio un calciatore di spalle ha sempre il suo fascino, insomma. Film
quindi, che uscirà il 2 di novembre, racconta molto della città di Roma, anzi sì, di un quartiere della periferia della capitale. Esatto, insomma, racconta del Tiburtino Terzo. Io sono nata a Don Bosco, quindi sono nata decisamente in periferia. Il Tiburtino Terzo è ancora leggermente più estremo, è un quartiere di Roma, viene rappresentato da Luna Gualano, che è la giovane regista che ha sceneggiato questo film insieme a Emiliano Rubbi. È un film divertentissimo, una commedia veramente originale, già nel fatto che i protagonisti, che sono questi tre meravigliosi ragazzi, insieme a me, a Paolo Calabresi, appunto Antonio Bannò, Francesca Stagni e la Sveva Mariani, sono protagonisti di questa avventura fantasy, perché arrivano gli alieni al Tiburtino Terzo, arrivano questi vermoni che vogliono colonizzare il mondo partendo dal Tiburtino Terzo. Quindi questo film ha la qualità di raccontare il quotidiano, di fare anche un po' di critica sociale, però tutto con la leggerezza e il divertimento di una commedia. In più, per esempio, in questo film non si parla di periferia come siamo abituati a sentirne parlare spesso anche nel cinema, no? In modo un po' pietistico, comunque rappresentando persone problematiche. Invece queste sono tutte persone che hanno trovato il loro equilibrio e vivono benissimo la loro vita adattandosi all'ambiente. Ma non avevano fatto i conti con i vermoni. Con l'alieno. Chi è poi il vero alieno? È la influencer di Roma Nord? Oppure sono davvero gli alieni che col vermone vogliono conquistare il mondo? È un film davvero originale che sono felicissima di promuovere, perché ha tanti livelli di lettura. È un film anche sul concetto di apertura e chiusura, quindi di inclusione ed esclusione, del senso di appartenenza. Parla anche del disagio, della comprensione dei ragazzi, però tutto questo in una commedia sorprendente. Vediamo un'anticipazione allora. Anche per... Leonardo, sei tu? Sì, Marica, so io. Senti un po', ma deve puzzare per forza così tanto quel coso? Si chiama primer, ne abbiamo già parlato. No, dico, almeno dopo apri la finestra, no? Mm-hmm. Nostro figlio? Sta sempre chiuso in camera con quei fancazzisti da amici suoi? Sì, Leonardo, Mauro in camera sua. Bello, complimenti. Grazie. Vabbè, io sono proprio curioso di vedere che cosa vi inventerete quando io non ci sarò più. Allora sì che riderò io. Mi sa che non ci avrai più tanta voglia di ridere quando non ci sarai più. Beh, vedi, qui vengono presentati i nostri personaggi. Io sono Marika, sono la mamma del protagonista e praticamente sono una nail artist, però in casa, e sono quella che rappresenta di più la comunità, quella che ha più relazioni con le persone, un po' quella che manda avanti la famiglia, perché poi le donne alla fine sono quelle che si adattano e si strutturano. Invece vedi, in questa scena si capisce che si il marito subito. È un po' affaticato dalla pesantezza della vita. È bello questo film perché poi racconta come poi le donne, in modo comico però e leggero, riescano poi a trovare anche le soluzioni anche di fronte all'alieno. Insomma, alla fine il superpotere in questo film è il prime per le unghie, no? E ci sono anche delle scene di colluttazione, ci sono le battaglie. Vedi? È un film che non vi aspettate, ve lo giuro. Io pure mi sono divertita moltissimo a combattere. Una alle volte superpoteri li cerca chissà dove, invece alle volte basta soltanto comunque che ti dà il segreto. Le donne in questo film, in questo modo caso, sempre lieve, sempre leggero, vengono rappresentate insomma come la parte più salda e solida della comunità. Senti, qui a volte noi diciamo facciamoci un favore, facciamoci felici. Puoi dirmi apriamo la ruota? Apriamo la ruota! Ti è piaciuta? Guarda che ti voglio proprio bene per mandare questo inno a piena voce. No, infatti mi sto commuovendo. Questo, come vedi, è un regalo che ha a che fare con una fetta del tuo cuore. Ma c'è molto di più, puoi aprirlo? Oh my God. Mostriamo.
Che bello. Ci sono due regali, uno lo faccio vedere io e partiamo da questo, che è una maglia della Roma con il cognome Menaccioni dietro. Che meraviglia, grazie. Ecco, mi viene da piangere. Il secondo invece è un album di fotografie che abbiamo realizzato grazie alla Roma Calcio. All'interno ci sono delle fotografie importanti per Paola che noi vediamo qui nell'Edwall adesso. No, vabbè, ragazzi. Sono foto in cui tuo papà è insieme a tanti giocatori della Roma con i quali lavorava. L'hai fatta apposta questa, eh? Per farti felice. Non è vero, non le avevo mai viste. Sono bellissime, grazie. Io somiglio, eh? Molto. Vabbè, cambiamo di scherzo, adesso piango. Sono bellissime, grazie, il regalo è bellissimo. Grazie a te di essere venuta a trovarci. Sono felice anche di condividerle con mia sorella e i miei nipoti. Grazie. Ciao Paola. Grazie. Dal 2 novembre al cinema con La guerra